Abbiamo qui Giulio Benettazzo, saggista economico, qui a Viareggio di transizione per il suo spettacolo Così era il mio paese. E cerchiamo di fargli alcune domande per cercare di capire un pochino meglio dove va l'economia. Prima domanda, allora, il vento della Grecia ormai si sta avvicinando un po' in tutta Europa. Com'è possibile prevedere questo vento anche in Italia e quali saranno le sue conseguenze? Potrebbe essere utile anche adottare una moneta complementare locale, come per esempio il progetto SHEC. Qual è la tua opinione? Ci avevano promesso l'anno scorso che la Grecia, tutto sommato, era una situazione di emergenza che era stata gestita sapientemente dagli organismi sovranazionali. E adesso, a distanza di un anno, ci rendiamo conto che la Grecia non solo si ripresenta come problema, ma addirittura amplificata come dimensione di rischio e di contagio finanziario. Dopo la Grecia si sono aggiunte le problematiche legate da Irlanda, Portogallo, Spagna, e molti parlano anche di Italia e di Inghilterra. Quello che purtroppo stiamo vivendo è la cosiddetta crisi del debito sovrano, che è una crisi che nel medio e lungo termine ha problematiche di insostenibilità strutturale per l'architettura finanziaria che connota e contraddistingue i debiti sovrani e i rapporti fra i debiti sovrani dei paesi cosiddetti periferici dell'Unione Europea. Quali sono i possibili rischi per il potenziale default, per il processo di ristrutturamento del debito della Grecia? I rischi più attendibili sono sul versante obbligazionario legato ai titoli di Stato. Sostanzialmente, in questo momento di mercato, l'investimento obbligazionario, soprattutto in titoli di Stato, i cosiddetti governativi, non è più un investimento tutto sommato garantista e sicuro come lo era magari tempo addietro. Paradossalmente adesso si rischia di meno, magari detenendo posizioni azionarie. Questo per quale motivo? Perché ci troviamo a fronte di una curva dei tassi che è destinata a salire, una necessità di ridimensionare il costo, il peso del debito pubblico in tutti i paesi occidentali, e quindi noi come contribuenti e come consumatori andremo incontro a spiacevoli episodi di aumento dell'imposizione fiscale, oppure, come propone e suggeriscono episodi storici in passato, avvenuti in passato, l'evidenziarsi di ondate inflazionistiche, e questa probabilmente potrebbe essere la medicina meno amara per tutti nel breve termine, nel senso che gli stati, grazie a un ricorso a ondate inflattive, quindi mantenendo opportunamente bassi i tassi di interesse e facendoli evitare al 6, 7, 8, 9% il costo della vita ogni anno, riuscirebbero in 3 anni a sistemare la situazione di insostenibilità che hanno tra il rapporto del debito e il PIL. Ecco, a proposito dei debiti, il nostro comune di Viareggio, come ben sai, e anche altri comuni piccoli e grandi, hanno in passato usufruito della possibilità di acquistare derivati per poter sanare i loro bilanci. Quali sono gli effettivi rischi che incontreranno nei prossimi anni i nostri comuni? E in particolare siamo anche chiaramente preoccupati per Viareggio. Sono ormai numerosi gli episodi di contestazione in cui svariate amministrazioni locali vengono messe sotto accusa per la sconsiderata opera di rinegoziazione che hanno fatto sui cosiddetti contratti di copertura di cambio, che poi in realtà hanno prodotto in prima battuta la possibilità di utilizzare risorse finanziarie a breve per poi spalmarle e distribuirle con tanto di interessi negli anni e nei governi successivi. Le strade non sono molte: o si fa come hanno fatto altri enti che hanno manifestato la loro difficoltà a pagare importi significativi legati all'evoluzione del contratto, nello specifico lo swap di copertura dei cambi, quindi molti enti locali potrebbero arrivare a dire: signori, io non pago per una serie di presupposti, e personalmente è quello che mi auspico come contribuente. Oppure, se dovessero essere ligi e rispettare
impegni presi con i gruppi bancari che li hanno erogati. A quel punto si dovrà intervenire ridimensionando il costo della spesa amministrativa per l'ente pubblico e pertanto diminuzione dei servizi erogati sul territorio, istituzione di tasse una tantum che vanno a colpire determinate tipologie di consumo e così via discorrendo. Ecco, a questo proposito, per qualche piccolo consiglio che potresti dare per i nostri investitori, risparmiatori che ti ascoltano in questo momento, da qui, diciamo, inizio giugno 2011 a 6 mesi, diciamo a fine dell'anno, quali potrebbero essere alcuni piccoli consigli per salvaguardare i propri risparmi e magari pensare anche a piccoli investimenti? Primo consiglio che mi sento di dare, che è quello più banale che ormai vi siete sentiti dire tantissime volte, è la cosiddetta diversificazione, ma non tanto settoriale quanto in questo caso qui geografica, quindi evitare di essere esposti eccessivamente o in misura rilevante con i cosiddetti governativi europei. I governativi europei sono i titoli di Stato e le obbligazioni dei paesi dell'area europea. Pensate che oggigiorno si parla del Six Club, il club dei sei, che è rappresentato da 6 stati che vantano ancora il massimo rating per merito, che è la AAA. Nello specifico abbiamo Germania, Francia, Olanda, Austria, Finlandia e Danimarca. Questi sono i paesi che al momento vantano ancora il massimo, la massima credibilità. Recentemente abbiamo avuto la mutazione di Outlook per gli Stati Uniti, che rischiano nei prossimi mesi il downgrade qualora non intervengano per ridimensionare il deficit di bilancio. Abbiamo paesi come lo stesso nostro Italia, che ha subito lo stesso tipo di analisi e di revisione, quindi da stabile a negativo. Questo porterà con molta presunzione a un downgrade. Per downgrade significa un abbassamento del livello di credibilità del titolo di Stato, per cui dalla AA potremmo passare alla singola A. Un ulteriore spunto di riflessione mi viene dato sul piano della diversificazione del portafoglio. Cercate di puntare su fondi possibilmente di ritorno assoluto flessibili, in cui è il gestore che va a spostarsi tra monetario, obbligazionario ed azionario. State per adesso via fuori dall'ingerenza delle materie prime, perché le materie prime hanno corso tanto e si stima che l'economia stia andando incontro ad una fase di preriscaldamento, quindi potremmo assistere a una discesa un po' accesa, spiccata del prezzo soprattutto di materie prime che hanno riverbero industriale. E poi infine, per chi volesse ancora continuare ad investire a livello cartaceo, si vuole trovare con un pezzo di carta che non si trasformi in un cerino con la miccia spenta, potrebbe puntare sul titolo di Stato norvegese, che è al momento il paese con il più elevato rating al mondo, in quanto ha una serie di presupposti che altri stati non hanno. Mi riferisco a una moneta propria, se ci pensate la Norvegia non fa parte dell'Unione Europea e tantomeno ne desidera entrare, ha un avanzo di bilancio, quindi attraverso la raccolta e l'imposizione fiscale ottiene dei fondi in eccesso rispetto alle spese per amministrare il paese, ha risorse strategiche nel sottosuolo e poi, a cosa non indifferente, ha un peso del debito pubblico che è ridicolo, meno del 5%, quindi sulla carta è un paese che al momento a livello planetario è considerato il più sicuro al mondo. E poi, per quanto concerne le classiche domande, le classiche email che ricevo quasi quotidianamente, se ha senso comprare una casa, se ha senso fare un mutuo e così via, vi rammento questo, che l'abitazione, la prima casa, non è un investimento, ma è un'esigenza sociale primaria, quindi io la devo comprare a prescindere dal livello dei tassi o dall'andamento del mercato immobiliare, perché mi serve per ricreare il mio nucleo familiare, sposarmi, fare figli, vivere e così via. Se proprio mi devo indebitare, cercherò di puntare
se a scadenze brevi, tutto sommato 10 anni, inferiore ai 10 anni, è a tasso variabile, oltre i 25-30 anni è a tasso fisso, però mi raccomando non andiamo oltre percentuali di intervento superiori al 60%, vuol dire che se l'immobile costa 100, 40 almeno devo essere in grado di metterceli io. E al di là di questa considerazione ricordate sempre che anche con mutuo a tasso fisso su 30 anni l'immobile lo andate a pagare 2,5 volte in più rispetto a... Quindi pensateci un attimo prima di comprare per forza di cose un'abitazione, può essere più interessante al momento magari andare in affitto, risparmiare e con quel montante di risparmio utilizzarlo da qui a qualche anno per subentrare nello stesso immobile oppure per utilizzarlo per acquistare una soluzione abitativa più grande in un altro contesto residenziale. Ecco, una battuta, Eugenio, approfittiamo ancora della tua pazienza per una battuta che poi purtroppo battuta non sarà, ma il discorso del lavoro. Il lavoro viene a mancare in Italia e quale potrebbe essere una soluzione, una cosa che tu faresti se fossi ministro dell'economia o delle attività produttive? Cosa potresti fare per aumentare effettivamente la capacità dell'Italia di offrire lavoro? Una delle prime battute dovrebbe essere la fiscalizzazione di tutte le ricevute di pagamento. Che cosa significa? Che io quando vado dal meccanico a farmi cambiare l'automobile o chiamo il piastrellista per farmi mettere i nuovi pavimenti in bagno, la fattura che mi rilasciano la posso utilizzare integralmente per abbattere il mio imponibile fiscale. Questo consentirebbe di far emergere in Italia, si stimano 100-150 miliardi di euro di, in questo momento qua, economia sommersa, e quelli a loro volta genererebbero dei riverberi in termini di potenziale da poter sfruttare per il rilancio di determinate aree a livello occupazionale. In aggiunta propongo la cosiddetta tassazione della prostituzione, perché ne abbiamo bisogno. Ormai penso che ci siano più escort, prostitute o ragazze dai facili costumi che si esibiscono a pagamento di liberi professionisti in Italia. È una categoria che deve essere normata e pertanto deve contribuire al gettito fiscale italiano. Infine, pensiamo a quelle che sono le grandi risorse che ha questo paese, che sono da una parte lo sfruttamento, ahimè, al momento inesistente del patrimonio turistico, naturalistico e faunistico italiano, con all'altra il marketing strategico rivolto al di fuori dei nostri confini per tutti quei prodotti di enogastronomia, cioè sto riferendo ai formaggi, ai vini, tutto quello che rappresenta la buona tavola, tutto quello che rappresenta i prodotti della buona tavola italiana, farli conoscere all'estero, ma per l'estero intendo non la Germania, ma le nuove aree emergenti in Sud America e nell'Asia, in Indonesia in particolar modo, in cui stanno nascendo qualcosa come 600-700 milioni di potenziali consumatori che da qui a qualche anno vorranno mangiare, bere bene come siamo stati sempre abituati noi italiani, e grazie a Dio quel tipo di prodotto non è ancora replicabile, clonabile dalla concorrenza soprattutto orientale. Ecco, e per l'Italia l'adozione della moneta complementare come lo SHEK potrebbe essere efficace per far soddisfare il bisogno di scambiarsi bene servizi di produzione nazionale? Certo, lo SHEK io l'ho promosso e l'ho supportato anche in vari contesti, in varie organizzazioni, eventi di presentazione. Purtroppo quello che ho visto esserci difficoltà è da parte del pubblico esercente, più che da quello consumatore, che fa fatica a abbracciare la dinamica di utilizzo e lo sviluppo dello sconto che cammina, quindi delle opportunità che darebbero a loro per amplificare il loro volume d'affari. Bene, grazie Eugenio, grazie anche a Burla Macco che ci ha accompagnato per questa bella intervista, e spero che questo tuo soggiorno a Viareggio sia stato proficuo e interessante. Grazie ancora.